addestramento per diventare una donna di qualità che ti porterà in modo naturale a conquistare tutti gli uomini che desideri. Nel frattempo saluto la nostra Stellina Marina. Bentornata Stella. Quindi, allora, teniamo presente che spesso le donne non diventano donne di qualità perché sentono il peso soffocante del giudizio e hanno dei dubbi su se stessi. Forse hanno una convinzione radicata di essere inadeguate, di non essere giuste. Questo è molto importante perché devi tenerlo presente che se non ami te stessa con ogni fibra, con ogni cellula del tuo corpo, farai fatica a diventare una donna di qualità. E quindi è venuto il momento di cambiare i paradigmi che ti hanno rovinato la vita, che ti spingono ancora oggi a essere una sottona, che ti spingono, scusate, qua il raffreddore c'è ancora qualche rimasuglio, che ti spingono ancora oggi a essere una poveraccia, una disperata. E non essere una donna di qualità, non essere una donna realizzata. Perché una donna di qualità, una donna realizzata, pensa soprattutto a se stessa. E allora dobbiamo tenere presente questo, che molte donne sono state addestrate, diciamo, a un saluto a Isaura Borghi, a pensare che potevano essere complete soltanto se avessero avuto un marito e dei figli. E questa era la possibilità che purtroppo oggi anche molte donne hanno questa credenza di essere realizzate soltanto diventando madri delle fattrici praticamente, oppure avendo un marito, un uomo, quella è l'unica possibilità. Ovviamente questa è una puttanata assurda che però fa ancora presa su molte donne, per cui molte donne, anche se non sembra, perché un saluto a Piera, anche se non sembra, anche se magari si atteggiano, no, a quelle che se la tirano, però dentro di loro hanno, dentro di loro, un saluto anche a VD, dentro di loro hanno l'esigenza di essere, di conquistare a tutti i costi un uomo. Nonostante il femminismo e anche le altre minchiate, è invece da tenere presente questo fatto. Quindi una donna dovrebbe imparare a riportare l'attenzione nel scoprire se stessa e iniziare a trasformarsi. Un saluto anche alla nostra Green Apple from London, iniziare a trasformarsi e a diventare quella che io chiamo una dea guerriera. L'energia, diciamo, femminile deve manifestarsi. Non è che una donna si realizza soltanto attraverso un uomo. Se una donna pensa di realizzarsi attraverso un uomo, già automaticamente è squalificata, si autosqualifica, non potrà mai essere una donna di qualità. Quindi bisogna imparare a valorizzare se stesse. Ora, l'ambito sentimentale affettivo è soltanto uno degli ambiti della nostra vita, è soltanto uno degli ambiti della nostra vita. Ci sono anche altri ambiti in cui una donna di qualità deve realizzarsi. E questo è fondamentale. Cioè, uno è, ad esempio, l'ambito, potremmo dire, sociale e culturale. Se una donna non sa sviluppare, se una donna non sa sviluppare, la sua cultura, non sa avere una cultura. Ma la sua cultura è soltanto, diciamo, come dire, perché una volta si diceva, beh, una donna può anche essere ignorante, va bene lo stesso, ma in realtà non è così.
Una donna, se vuole diventare una donna di qualità, deve essere anche una donna equilibrata, equilibrata emotivamente. Questo è un altro punto fondamentale. Quindi, il primo punto di una donna di qualità è sviluppate la cultura. Non potete essere ignoranti come delle capre, che, come dire, siete noiose quando parlate, dite sempre le stesse cose, non avete inventiva, non avete creatività. Fate venire il latte alle ginocchia, fate scendere i testicoli fino, diciamo, alle ginocchia fondamentalmente. Una donna di qualità è una donna che invece ha una cultura vivace, ha un bel modo di fare, un'intelligenza sociale. Questo è un punto che bisogna sviluppare, quindi non puoi prescindere, come dire, dalla cultura e se vuoi, diciamo, diventare una donna di qualità. E la cultura, un saluto anche a Curti Abusanti. La cultura non vuol dire avere, cioè Adriano Paratore, la cultura non vuol dire avere 3 lauree, però neanche essere ignorante come una capra. Perché io vedo oggi che molte donne, ad esempio, puntano magari sull'aspetto estetico. E pensano che più hanno le unghie da tigre dei denti a sciabola, più sono rifattone. Poi magari scopri che parlando con queste non sanno mettere l'H dove ci va, ad esempio. Non sanno, diciamo, coniugare i verbi. Non conoscono, non hanno un minimo di cultura storica, ad esempio, o letteraria, sono ignoranti, diciamo, cioè ignorano un sacco di cose, ma non è che devono diventare, come dire, dei premi Nobel, ma una cultura generale sulla storia, sulla letteratura, è secondo me fondamentale per diventare una donna di qualità, ma anche fondamentale per se stessi. Quindi vai a studiare per prima cosa, vai a studiare, fatti una cultura, piuttosto che farti le unghie. Questo è un altro punto da tenere presente. Quindi questo è da valorizzare. Una donna di qualità è una donna che ha una sua interiorità. Ci sono anche persone che sono fiere della loro ignoranza, fiere della loro stupidità, ma non sono donne di qualità queste. Purtroppo è un dato di fatto, no? È un dato di fatto. Beh, è facile distinguersi come donna di classe, certo. Poi c'è una cosa interessante, che la donna di classe la capiscono soltanto gli uomini di classe. Questo, gli uomini di qualità, perché è come dire, è come nel buddismo, che si dice che un Buddha lo riconosce soltanto un altro Buddha. Questo è un punto fondamentale. Un Buddha lo riconosce solo un altro Buddha. Cioè, nel senso che una persona che non ha uno sviluppo spirituale non può riconoscere un Buddha. E lo stesso vale con la cultura, cioè l'ignorante non riconosce la cultura. Per cui, e questo è un punto fondamentale, no? Perché, come dire, siccome anche molti uomini sono caproni, ignoranti come delle capre, questi non riconosceranno mai una donna di qualità perché, come dire, non hanno la possibilità di riconoscerla, no? È come dire, è come se uno non conosce il cinese e qualcuno gli parla in cinese e tu non riesci a capire niente perché soltanto un cinese potrà, o uno che conosce il cinese potrà capire la lingua cinese. E così molte donne ignoranti sono ignoranti e come dire, e incontreranno uomini ignoranti, che ignorano la cultura, che ignorano la cultura generale fondamentalmente. Poi un altro punto, e quindi questo si può sviluppare anche la lingua italiana, certo, ovviamente. Un saluto anche al nostro Andrea Giovani, benvenuto anche Andrea Giovani. Questo è un altro punto molto importante. Poi un'altra caratteristica di una donna di qualità è, secondo me, l'equilibrio emotivo, quella che potremmo definire intelligenza
emotiva. L'intelligenza emotiva intanto è l'abilità di riconoscere le proprie emozioni. Le proprie emozioni che sono, possono essere anche emozioni negative, la paura, l'ansia, lo stress, la rabbia, ma anche le emozioni positive. Quindi tenere presente che ci sono persone che cercano di negare le emozioni che vivono, evitare le emozioni che vivono e ovviamente cercano in qualche modo di nascondere la testa sotto la sabbia, perché non hanno un'intelligenza emotiva. L'intelligenza emotiva che cos'è fondamentalmente? Beh, è la capacità di riconoscere in primis le proprie emozioni, perché se io non riesco a riconoscerle, non riesco neanche a metterle in pratica. Salutiamo anche salutiamo anche Tug, anche Isaura e chi c'è ancora, Cristina. Ecco perché i maschi testimoni di Geova difficilmente mi corteggiavano, ero troppo evoluto per il gusto. Eh beh, certo, certo, è vero, è vero. Condivido quello che dice la nostra Culti Abusanti, nonché Adriana Paratore. Quindi l'intelligenza emotiva, una donna di qualità deve coltivarla, riconoscere le proprie emozioni, gestire le proprie emozioni, saper motivare se stessa e motivare gli altri. Perché soltanto se sai motivare te stessa e motivare gli altri potrai essere interessante per un uomo di qualità. Perché se tu non sai riconoscere te stessa e non sai motivare te stessa e non sai motivare gli altri, sei solo una noiosa perdente, una persona, salutiamo anche Pink, una persona che nella sua ignoranza non riesce neanche a trovare una motivazione, cioè si sveglia al mattino ma non ha una motivazione elevata nel fare le cose. Quindi questo dobbiamo tenerlo presente. Quindi la prima cosa, un saluto ai Culti Abusanti, la prima cosa che dovete imparare a fare se volete diventare donne di qualità è sviluppare la vostra cultura. Come dicevo prima, sviluppare la vostra cultura generale fondamentalmente, perché se siete ignoranti, come dire, attirerete persone ignoranti, cioè si coinvolgeranno le persone, gli uomini di qualità non ti prenderanno neanche in considerazione. Quindi vai a studiare, vai a sviluppare la tua cultura, vai a sviluppare la capacità di non essere noiosa, di essere motivante, perché un uomo di qualità si interagisce con donne che lo motivano fondamentalmente, che riescono a dargli i giusti stimoli. Questo è, credo che sia un punto molto importante. Quindi dicevamo, l'intelligenza emotiva consiste nel riconoscere le proprie emozioni, nel gestire le proprie emozioni, nel motivare se stessi e nel motivare gli altri, nella capacità di gestire i conflitti. Quando interagisci con delle persone a livello sociale, i conflitti che inevitabilmente ci saranno vanno gestiti. Le donne di scarsa qualità vanno alla ricerca del conflitto, provocano, cercano di andare a stuzzicare le donne di scarsa qualità. Le donne di elevata qualità invece sanno gestire i conflitti, sanno creare armonia, sanno creare armonia. Le donne di scarsa qualità tendono a mettere zizzagna, tendono a, diciamo, a seminare zizzagna, sono pettegole, sono, come dire, delle sciampiste da un lato, dal lato culturale, e sono delle portiere, portinaie dall'altro lato. Questa è la quintessenza della scarsa qualità. Quindi invece devi saper gestire i conflitti, devi saper creare delle condizioni favorevoli, un humus favorevole per portare avanti le situazioni, e devi saper creare e mantenere anche relazioni di qualità. È evidente che da questo punto di vista mente e corpo ed emozioni sono collegati. Lo stato interno, le emozioni che noi viviamo, i sentimenti, l'umore, genera un comportamento. Un comportamento si esprime attraverso che cosa? Si esprime attraverso la fisiologia, ad esempio.
La fisiologia è anche la mimica. Se tu hai, diciamo, una mimica sempre imbronciata, con paura, rabbia, questa è la rabbia, oppure sorpresa, sei sempre una bocca loro, oh. La sorpresa, se tu utilizzi questo tipo di mimica che magari non te ne rendi neanche conto, beh, vuol dire che non sai gestire le tue emozioni e la tua fisiologia è una fisiologia scadente. E quindi dalla fisiologia nascono anche gli atti non verbali e poi si manifestano delle azioni complesse. Diciamo, il tuo, come dire, il tuo comportamento sarà strettamente collegato a questo. E da questo nascono dei processi cognitivi. I processi cognitivi sono su quello su cui ti focalizzi, il significato che dai agli eventi, le rappresentazioni che fai dentro di te. Ecco che quindi tutto questo si manifesta in modo estremamente, estremamente nefasto e rappresentano, diciamo, una donna scadente fondamentalmente. Quindi abbiamo detto già alcuni parametri, una donna di qualità è una donna che ha una cultura, è una donna che ha un'intelligenza emotiva. Abbiamo visto cosa significa avere un'intelligenza emotiva e una donna di qualità è anche una donna che non ha, un saluto a Chris, che non ha false credenze o credenze negative. Diciamo, non ha quella vocina interiore che gli dice non sono abbastanza intelligente, non sono abbastanza carina. Non sono perché spesso le nostre credenze sono i comandanti del cervello, no? Se dentro di te non hai la motivazione a fare le cose, resterai relegata, diciamo, rimarrai relegata nel tuo essere una sciampista, fondamentalmente. Oppure perché pensi di essere vittima del mondo, no? Quindi la prima cosa che devi imparare a fare se vuoi diventare il primo passo, se vuoi diventare una donna di qualità, è lasciare andare la credenza secondo la quale tu sei una vittima dell'universo, sei una martire, ti vedi come in difesa, diciamo, ad affrontare la vita. È tempo di abbattere questa maschera se vuoi diventare una donna di qualità. Devi essere disposta a darti da fare, a fare le cose giuste e devi essere disposta a rinunciare, diciamo, magari a qualche cosa in favore di qualcos'altro, perché questo è un po' il mito dell'eroe o dell'eroina. Noi dobbiamo, come dire, fare il conto soltanto su noi stessi, se vogliamo raggiungere un qualcosa, se vuoi diventare una dea guerriera, insomma, devi liberare il tuo vero sé, superare gli ostacoli e abbattere, tra virgolette, i tuoi demoni interiori. E questo è un punto fondamentale. E non pensare che come donna sei realizzata soltanto come madre, come moglie, o come diciamo donna che deve per forza avere un uomo, anche se questo è stato una delle cose che, come dire, molte madri anche dicono ancora oggi alle figlie: trovati uno straccio d'uomo, altrimenti, oppure fai dei figli, perché se non fai dei figli, un saluto anche a Giorgio Signoretti. Quando poi, ad esempio, fare dei figli servirebbe la consapevolezza, se no vengono fuori dei figli che sono dei disastri. Quindi questo è un altro punto molto importante. Quindi, se vogliamo essere donne di qualità, se volete essere donne di qualità, dovete prendere atto di queste cose, altrimenti non lo diventerete mai e poi mai. E come dice la nostra Green Apple, uno straccio d'uomo, un uomo elettrone magari, magari ti trovi le donne di scarsa qualità,
si trovano gli uomini elettroni, quelli che appaiono da una parte e poi spariscono e appaiono da un'altra parte. Ma è vero che molte donne, molte madri dicono ai figli: trovati uno straccio d'uomo, perché hai 50 anni, hai 40 anni, sei ancora zitellona. Manco, e quindi tu, come dire, ti accontenti, no, di questa cosa qua? Non potrai mai essere una donna di qualità. Una donna di qualità è autoreferenziale, è una donna che sta bene con se stessa e che è realizzata. Dicevo, una delle aree della nostra vita, quindi, è l'area interiore, quindi l'intelligenza emotiva. L'intelligenza emotiva, tra l'altro, ti porta a sviluppare delle competenze che ti serviranno a raggiungere i tuoi obiettivi, anche ad esempio lavorativi, economici, finanziari. Cioè, noi partiamo dall'incompetenza inconscia, cioè facciamo delle cose ma non sappiamo perché le facciamo. Questa incompetenza inconscia, cioè non sappiamo fare delle cose e non sappiamo di non saperle. L'incompetenza conscia è non so, ma so di non sapere, e da lì in poi può diventare competenza conscia. Incomincio a conoscere e a elaborare delle strategie, e le faccio diventare poi una competenza inconscia. Quindi devo passare dall'incompetenza inconscia alla competenza inconscia, cioè a fare le cose giuste senza saperlo. Quindi per fare questo dobbiamo, sia gli uomini che le donne, perché questo vale anche per le donne, iniziare a gratificarti ogni volta che farai un miglioramento in una area della tua vita. È il cammino di Socrate, esatto. Trovati un uomo elettrone, esatto. È importante questo, perché devi essere realizzata in tutti gli ambiti della tua vita, quello culturale, ma anche quello economico-finanziario. Perché devi essere totalmente indipendente, e non è che se ti si rompe la macchina vai nel panico perché, se ti si rompe il termosifone in casa vai nel panico perché non sai, non hai i soldi per riparare il termosifone o per cambiarti la macchina o per fare una cosa del genere. Perché sei sempre con l'acqua alla gola, quindi sviluppare, diciamo, anche capacità di portare avanti, diciamo così, te stessa nell'area della vita, diciamo così, economico-finanziaria, è molto importante. Non tanto perché i soldi abbiano un valore intrinseco, anzi, i soldi di fatto non hanno un valore, ma il valore è quello dell'indipendenza, e quello dell'indipendenza è nel non essere sempre alla canna del gas, perché persone che sono sempre alla canna del gas avranno, come dire, non potranno sviluppare le altre capacità. Diciamoci la verità: se tu per campare, come dire, devi essere impegnata in un lavoro che magari non ti piace, non ti interessa, 12 ore al giorno, non avrai possibilità di sviluppare quelle che sono, quella che è la tua cultura, quello che è il tuo modo di essere. Quindi questo è un punto fondamentale anche, sapersi destreggiare nel mondo farà di te una donna di qualità, e le donne di qualità attirano naturalmente, seducono naturalmente, non hanno bisogno neanche, io che insegno strategie di seduzione, di strategie di seduzione, perché lo fanno naturalmente. E questo è un punto. È un punto fondamentale, no? Tra l'altro, ti voglio raccontare una storia perché è molto importante, ti farà capire molte cose. Questa è una storia zen che ti darà veramente una visione della vita, perché tu che ti lamenti che le cose ti vanno male, le persone che si lamentano hanno proprio questa capacità di vedere negativamente. Quindi prova ad ascoltare questa storiella, no? C'era, è una favola zen. C'era una volta un vecchio saggio che stava seduto su un'oasi, diciamo, all'entrata di una città, no?
dopo un po' si avvicinò un giovane e gli chiese: "Non sono mai venuto da queste parti, come sono gli abitanti di questa città?" E praticamente il vecchio saggio gli dice, gli fece una domanda, a sua volta gli fece una domanda: "Com'erano gli abitanti della città da cui vieni tu?" E questo giovane rispose: "Erano egoisti e cattivi, per questo sono stato contento di andarmene via." E il vecchio saggio gli rispose: "Così anche gli abitanti di questa città sono egoisti e cattivi." Poco dopo arrivò un altro giovane e si avvicinò all'uomo e gli fece la stessa domanda: "Sono appena arrivato in questo paese, come sono gli abitanti di questa città?" E l'uomo gli rispose di nuovo: "Com'erano gli abitanti della città da cui vieni tu?" E lui gli disse: "Erano buoni, generosi, onesti, ospitali. Avevo tanti amici e ho fatto molta fatica a lasciarli." E il vecchio saggio gli rispose: "Anche gli abitanti di questa città sono così." E una terza persona, un mercante che aveva portato i suoi cammelli all'abbeveraggio, aveva udito le conversazioni e quando il secondo giovane se ne andò, si rivolse al vecchio e gli disse: "Ma scusa, come fai a dare due risposte completamente diverse e completamente opposte alla stessa domanda?" E il vecchio saggio gli rispose: "Figlio mio, ciascuno porta nel suo cuore ciò che è. Chi non ha trovato niente di buono in passato, non troverà niente di buono neanche in futuro. Al contrario, colui che aveva trovato qualcosa di buono in passato, troverà di buono anche nel futuro, perché noi vediamo ciò che è dentro il nostro cuore." Questo cosa significa? Significa che se tu ti lamenti di aver trovato tutti uomini di merda, di aver trovato tutti stronzi, è perché la stronza sei tu, non sono gli altri uomini che sono stronzi. Se hai trovato tutti stronzi, la stronza sei tu. Se hai trovato tutti uomini egoisti, l'egoista sei tu. Se hai trovato tutti uomini falliti, la fallita sei tu. Se hai trovato tutti uomini catramisti, la catramista sei tu. Questo è il concetto di fondo, perché noi troviamo ciò che siamo, per legge di attrazione, per legge di assonanza. Quindi è inutile che ti lamenti che non riesci a diventare una donna di qualità. Questo è un punto molto importante, è un punto fondamentale. È come quello che viaggiando in autostrada, è come quello che viaggiando in autostrada vede tutti che vanno contromano e dice: "Ah, qui stanno andando tutti contromano", mentre è lui che va contromano. Quindi diffidate anche di quelli che si lamentano: "Ah, il mio ex marito era uno stronzo, era qua, poi il mio ex fidanzato era un figlio di mignotte, era qua." Chi si lamenta di tutti quelli, tutte le caratteristiche che vi dirà di quella persona, ce l'avrà lui, ce l'avrà lui. Questo è un punto molto importante da prendere in considerazione. Noi siamo ciò che vediamo negli altri. Gli altri sono soltanto, diciamo, gli altri sono soltanto una proiezione. Quindi, se vuoi diventare una donna di qualità, devi sviluppare queste qualità e vedrai che non attirerai. E vedrai che non attirerai persone negative, perché, come dice il vecchio saggio, quello che tu hai vissuto prima è perché l'hai vissuto perché te lo porti dentro e lo vivrai ancora. Quindi bisogna spezzare questa catena per diventare una donna di qualità, iniziare a vedere il positivo, iniziare a vedere le cose belle della vita che ti possono arridere. Questo è un punto fondamentale ed è quello che volevo dirti oggi. Quindi, e se diventerai una donna di qualità, attirerai naturalmente uomini di qualità, attirerai naturalmente persone di valore, si innamoreranno di te persone di valore, si innamoreranno di te persone di qualità. Nel frattempo, iscriviti al mio nuovo canale Amore Over 40, di cui ti posto il link perché voglio arrivare a 1000 iscritti.
Quindi mi raccomando, ho già diciamo creato, come si può dire, raggiunto le ore, mi mancano gli iscritti per monetizzare questo canale, quindi iscriviti al canale. E detto questo,